Queste sono le Altra Vanish Carbon e rappresentano le scarpe più veloci in casa Altra per tutti coloro i quali volessero correre zero drop e al tempo stesso ottenere delle prestazioni eccezionali che chiaramente dipendono dal vostro motore, dalla vostra biomeccanica di corsa, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 230 grammi nella taglia US 9, drop 0, 33 mm nel tallone, 33 mm nell'avampiede, quindi non assolutamente la scarpa più alta presente sul mercato. Utilizza un'intersuola EgoPro che è quella più reattiva, più veloce e che, se volete, dal punto di vista tecnologico si avvicina molto, addirittura supera le altre intersuole presenti sul mercato. Utilizza un plate che assolutamente è rigido ma non rigidissimo, ha come al solito uno spazio importante nell'avampiede e una tomaia assolutamente molto morbida che vi consente di correre tutti gli allenamenti in maniera molto efficace. Dal punto di vista tecnologico penso che questa scarpa possa competere con le altre super shoes. Chiaramente non è così facile, soprattutto pensando che uno zero drop difficilmente consentirebbe di essere utilizzato per più di una mezza maratona. Sentiamo però che cosa ci ha raccontato Andrea, con il quale finalmente ho fatto la recensione completa. Tra l'altro, sarebbe per noi oro se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di scarpe, tecnologia, di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. E poi soprattutto nei prossimi giorni vorreste sicuramente sapere qual è la classifica 2022 di tutte le scarpe con fibra di carbonio. Ma senza indugiare, sentiamo cosa ci ha raccontato Andrea di questa scarpa. Andrea, cosa ne pensi di queste Altra Vanish Carbon, delle quali abbiamo fatto l'unboxing ma mai una recensione completa? Adesso lo stiamo facendo perché abbiamo raggiunto le 1000 views che avevi richiesto. Abbiamo raggiunto oltre le 5000 views dell'unboxing, quindi giustamente si fa la recensione completa. No, intanto che sono delle bellissime scarpe, diciamo che la scarpa col carbonio di Altra, diciamo che ha una buona mescola, in generale una scarpa dall'ottima fattura. Andrea, parlando della mescola, che ovviamente è l'aspetto più rilevante per una scarpa di questo tipo, come hai visto queste Ego Pro e cosa ne pensi combinate con la piastra in fibra di carbonio? È un'intersuola che ricorda molto quella di Adidas, l'X-Trail Pro di Adidas. Invece la fibra di carbonio io qua non la sento molto quando corro. Credo che qua l'abbiano messa più per la spinta che per la stabilità, perché comunque la scarpa ha una grossa impronta, quindi già è stabile di per sé, quindi la piastra è stata messa apposta per la propulsione. Una delle cose che ci sono sempre state chieste è: questa scarpa è rigida o flessibile? È vero che sono una mezza cartuccia, però è abbastanza rigida anche nella torsione laterale. Adesso voglio i nomi di chi ti ha chiesto se della flessibilità delle scarpe, perché davvero, cioè, una delle mie scarpe preferite non è per niente flessibile. Ho delle scarpe flessibili che mi piacevano tanto, quindi è un po' come il drop. È un parametro che non prendo troppo in considerazione, diciamo che mi piace l'insieme della scarpa. Invece a livello di spazio nell'avampiede, come l'hai vista e come hai visto la tomaia di questa scarpa? Beh, io l'ho trovata un po' corta perché è la tua misura e in effetti ci vuole il mezzo numero in più per me. L'avampiede è bello largo, sicuramente non è una scarpa avvolgente, l'idea di Altra è di avere una scarpa abbastanza spaziosa, forse, ma era snaturare un po' l'idea della marca, del marchio. Ci vuole una scarpa un pochino più stretta per avere una scarpa racing, però ci sta. Conta che comunque il piede è bello bloccato dalla lacciatura. Ovviamente sai che è stata adottata una struttura più stretta rispetto comunque invece alla versione classica di Altra. Sì, però dai, quello che intendevo era che una scarpa da gara deve essere ancora un po' più stretta e filante. Invece, come hai visto il tallone e cosa ne pensi della stabilità di questa scarpa? Potrei usarla anche per andare al mare come ciabattina questa. No, guarda la zona del tallone. Allora, ha un cuscinetto dentro per non raschiare il tendine d'Achille. Il tallone, secondo me, è particolare perché non è il solito knit, anzi,
quindi non è così morbidissimo, mollicissimo, è mollicissimo, ma non so come dirti, secondo me tiene il piede, non lo senti che scappa via, come il knit dà proprio quell'idea di scapparti via il tallone, invece questo no, non te lo fa scappare via. Quindi la ritieni comunque una scarpa stabile anche grazie al fatto che ti fa correre di avampiede perché il drop è zero. È una scarpa molto stabile, sia per la durezza comunque dell'intersuola, sia perché ha un'impronta davvero importante, sia perché ha anche dentro il carbonio che la rende molto stabile. Invece a livello di battistrada come l'hai vista? Che sensazione hai avuto? Alla prima apertura eri un po' dubbioso, restano i dubbi o invece sei convinto che questa sia la struttura migliore per questa scarpa? Fortuna vuole o sfiga vuole, mettetela giù come vuoi, non l'abbiamo testata con la pioggia. Sul brecciolino secondo me va via un po' troppo, secondo me sulla pioggia, con la pioggia deve essere davvero dura utilizzarla, quindi non è una scarpa da super wet. Invece a livello di durata, secondo te quanto dura questa scarpa? Questa qua è una scarpa che dura tanto, comunque se le scarpe col carbonio durano relativamente poco, questa secondo me è 600 km almeno li dura, poi bisogna capire la reattività, però ti ripeto, non sentendo così tanto la piastra in carbonio, secondo me 600 km li dura bene. A livello di utilizzo, a chi la raccomandi e secondo te a chi sono adatte? Secondo me è una scarpa, per atleti leggeri che vogliono correre relativamente forte, e sono scarpe comunque che può utilizzare anche un atleta un pochino più pesante, anzi forse questa mescola un pochino più dura potrebbe sostenere per una maratona un atleta un po' più pesantino, un po' più lento. Ovvio, bisognerebbe valutare un po' il drop zero perché in maratona, però. Sì, non so se ci sono delle analisi che collegano il running economy con il drop zero, però sicuramente sulle brevi distanze dà il meglio di sé e chiaramente invece forse potresti essere affaticato, ma è questo legato alla persona più che alla scarpa sulle lunghe distanze. C'è da dire che io in maratona dopo il 30° chilometro sono affaticato con qualsiasi scarpa, quindi così. Invece Andrea, ultima domanda, a livello di ritmi, a che ritmi la suggeriresti? Soprattutto questa scarpa ti fa davvero correre di avampiede. Secondo me, ma prendo la mia persona, dai 3,20 al chilometro in su. Sotto, quindi dai 3,20 ai 3 al chilometro, secondo me diventa un po' ostica da utilizzare. Quindi diciamo dei ritmi da mezza maratona a maratona. La utilizzeresti anche in gara oppure solamente in allenamento? No, perché in gara ci sta, come hai detto te, nelle gare corte 10 e mezza maratona ci possono anche stare. Certo che stiamo preparando la maratona e la mezza maratona diventa una gara corta, fa ridere come cosa. Secondo te Andrea, qual è il difetto di questa scarpa? Hai fatto una bellissima scarpa perché la tua maglia è comunque bella, è curata, questa parte qua in finta pelle mi piace tantissimo, linguetta mi piace molto, molto racing, mescola comunque dura, buona, ma ripeto, secondo me amplia un pochino il mondo, cioè di chi la può usare, il parco di chi la può usare, perché alla fine sono tutte relativamente morbide. Cavolo, male, secondo me male, se non malissimo, questo battistrada qua che è davvero troppo duro. Va bene, grazie Andrea, stay strong e keep running. La Vanish Tempo non ha raggiunto le 5.000 views, però mi piacerebbe nei prossimi giorni fare la recensione completa. Ci vediamo alla prossima, stay strong, andiamo a dar da mangiare al coniglio. Ste regole ab personam non vanno bene però, se non raggiungono le 5.000 non la fai, avevi detto. Quindi adesso la riposti, la riguarderanno tutti e poi vediamo. Va bene, ciao! Ciao!